Il palazzo della regione nelle aree di risulta, lei è favorevole o contraria? Come cittadina io preferisco un parco, un parcheggio, però pure la regione ha le sue esigenze. Magari un palazzo della regione meno sontuoso, un po' più modesto e un'area per le persone. Troppi soldi si stanno spendendo, io sono contrario. Se ce l'hanno, ma che vanno cercando? Sì, però loro adesso pagano l'affitto in varie zone. Lo so. E lo vogliono, dov'è che lo vogliono fare? Qui? Ma com'è che ci vogliono fare il parco? Ci vogliono fare parco? Perché c'è il palazzo della regione? Pare troppo per lei? Ma non, cioè, se c'è il parco è tutta una cosa utile. Forza Pescara, dai, forza Abruzzo. Quanto piani fanno? Già ci stanno tante cemento a fare ancora altro. In una zona un po' più periferica, magari da riqualificare? Certo. Appuntamento all'assicurazione. 30 secondi. Palazzo della regione nelle aree di risulta, favorevole o contrario? Ma no, potrebbe andare bene anche qui, a questo punto. Stai proprio nel centro della città. La lascio alla sua assicurazione, sempre pagare. Quello è il problema. Vorrei vedere i progetti e capire come verrà valorizzata l'area. Ma lei cosa ci farebbe in quest'area? Un polo attrattivo turistico unico nel centro Italia, nel centro sud. E lei dice che il palazzo della regione potrebbe azzeccarci qualcosa o no? Assolutamente sì, se è fatto architettonicamente in sintonia con quanto esposto. Guardi, io la regione la brucerei per come sta andando. Comunque sono favorevole purché lo facciano, insomma. Che poi alla fine tutte parole e niente fatti. Ma qua l'area di risulta, detto tra noi, serve perché le macchine tutte quante qua arrivano. Se trovano un'altra zona è meglio. Non ci sono parcheggi, no. Cioè, finiscono veramente per distruggere la città. La gente non sa dove andare una volta arrivata in centro. Quindi tre parcheggi ci sono. Loro dicono ci sarebbero dei parcheggi, ci sarebbe un parco, ci sarebbe anche questo palazzo della regione. Ci sono tantissimi altri posti, localizzare tutto qui, concentrare tutto qui secondo me è inutile. Sta aspettando l'autobus? Sto aspettando mia moglie che arriva dalla Germania. Vorrebbero costruire e realizzare il palazzo della regione qui nelle aree di risulta. Lei è favorevole o contrario? Io sono contrario. Perché? Dovrebbero fare i parchi giochi per i bambini, queste cose qua, gli alberi. Beh, pare che sia compreso nel progetto. Che se vai in un'altra nazione c'è tanto verde, i parchi, tanto verde per i bambini. Se vai in Germania, in Olanda, in tutte le parti, esistono questi parchi qua. Siccome noi siamo stati 50 anni in Germania, allora abbiamo anche la residenza lì. Mi sono tutti sua moglie, ovviamente. Ma è naturale. Dankeschön. Dankeschön, ja. Com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città.